avere un'idea. Certo, mi tocca fare tutto sto lavoro, poi vedere se si vede bene. Ma sembra che sì. Ma più o meno. Questo che dice? Il più grande, e sono i puntini, il più grande e dovere dell'uomo è quello di imparare a vivere. Perché io ho messo i puntini? Il più grande, puntini, se no dovrei spiegare, secondo la idea mia. Il più grande in che senso io ho voluto dire questa parola, il più grande? Più grande, e dopo seguita, e doveri. È grande colui che impara a vivere, questo era il contenuto, è grande quello che sa vivere, non ci sarà, poca gente ci sarà, non lo so, ma è appunto uno più sa campare, più sa vivere, è anche un dovere dopo tutto, questo è il punto, ecco perché ci sono i puntini davanti quando dice così, il più grande, metto gli occhiali, perché io mi rivedo sul teleschermo di là, voi non lo potete vedere perché dovrei prendere uno specchio per farvi vedere, ma non occorre, non occorre, vabbè, posso anche per vedere, per avere un'idea, ma tanto non c'è bisogno, non c'è bisogno, vede, se vede un po', ecco, vede, io mi rivedo di lì, vedi, con uno specchio, no? Ma non occorre questo, tanto l'ho spiegato adesso così e via. Allora, ecco, il più grande, grande nel senso che uno, quando sa vivere onestamente, per bene, insomma, come potrà, la meglio, è dovere, che diventa, è anche un dovere dopo tutto, non è che uno dice, ma se io so campare bene, bene, se non so campare, no, è un dovere. In quanto ai diritti, sarebbe un'altra cosa, sarebbe troppo da discutere, i diritti nascono, se noi facciamo i doveri, se noi i diritti come si fa? Perciò lo rileggiamo, la massima numero 2, dice così, da capo c'è scritto in tutte le massime, dice il Gorino, vabbè, ma tanto ci sono io qui, no? Il più grande, e puntini, e il dovere dell'uomo è quello di imparare a vivere, oh, ecco, a vivere, vivere. È la cosa più difficile, è il più grande dovere, questo è il contenuto della seconda massima. E senza prolungarmi troppo in tutte quante, dirò, è così perché tanto si comprende a volo, no? Ecco, adesso togliamo la seconda e ne mettiamo una terza. La legge umana è fallace, è più giusta quella che ognuno di noi abbiamo dentro lo stomaco, perché dentro lo stomaco abbiamo una specie di tribunale, noi conosciamo il bene e il male, nessuno può dire io non conosco il bene e il male, ma io credevo di un pugno a quello, gli ho dato una carezza, io credevo di una carezza a quella, invece ho dato un pugno, ma che ne sai qual è il pugno e qual è la carezza, si sa. Questo libricino sul Gorini, dato che io sono il Gorini, che succede? Che ne ho combinate tante su sto mondo, no? Magari non saranno delle grandi vigliaccherie, ma le birbonate ne ho fatte tante. Qui ci sono un po' le fotografie, molta gente le hanno comprate, io che faccio la pubblicità allo scopo di vendere. Ho il dovere, sacrosantamente, di far sapere le cosettine, quelle buone, perché quelle triste ormai le man parate tutti, no? Perché quando uno fa tanto e poi tutto sbagliato, non è solo lui che sbaglia, ce ne sono altri 20, 30 persone, allora chi danneggia di qua, chi danneggia di là, chi danneggia di sotto, chi danneggia di sopra? E infatti oggi siamo proprio per questo, perché voi non fa molta strada, tutta una botta, non va bene, invece fatene poca e fatta bene. Poca è fatta bene, se anche ci mette un paio d'ore di più, ma chi se ne frega? Ma un po' che sono le disgrazie, un po' che le vuole mandare a cercare, e allora qui lo dice bene, fate poco, mica niente.